saltimbanchi. Qui? Mi stai aiutando molto, fratello. Figurati. Ma certo non sei tornato solo per farti fabbricare nuovi giocattoli. Riguarda questo nuovo terribile doge che hanno letto, Marco Barbarigo. Allora vorrei parlare col tuo amico Antonio. Ultimamente ci vediamo spesso a casa di una conoscenza comune. Lo cercherei lì, nel sestiere d'Orso Duro, a sud. Chiedi di sorella Teodora. Sorella? Beh, sì, in un certo senso sì. Sorella. Ah, Ezio, oggi comunque non puoi andartene in giro armato. Grazie, Leonardo. Ora, quella maschera... Giustizia, giustizia, possa il tuo nome trionfare. Cantiamo e danziamo per vedere le guasche. Davvero, sorellissima! Passare di qui e non fermarsi ad ammirare i miei tessuti. Stanco di calzature che non ti isolano dalla strada? La pioggia rende i tuoi piedi umidi e freddi per tutto il giorno? Eccolo il nostro signore del popolo Salvatore. Per sapere se siete fra questi. Attenzione, in seguito ai recenti eventi l'ora è suonata per quei cani. Buonasera. Maledetti marrani, quando il sole sorgerà, il campion trionferà. Sanguisughe appena pescate, a chi serve un salasso? Una linea di intervento. Si raccomanda ai mercanti di ridurre i commerci con l'Egeo. Qui trovate solo il non plus ultra dell'arte. Ascoltate, dei fabbri. Se non notizia giunta da lontano. State alla dato il fermento che serpeggia tra i turchi, oggi si incontreranno il doge e i dieci per stabilire una linea di intervento. Si raccomanda ai mercanti di ridurre i commerci con l'Egeo. Non puoi stare qui. Vattene! Ascoltate! Tutti i viaggiatori in arrivo dalla costa d'Armata devono farsi visitare la dagli focolai di pestilenza della regione. Per il bene di tutti. Thank you.
Tutte a me devono capitare. Eccolo! Lì! Maledizione, fermatelo! Pietà! Non uccidetemi! Non c'è gloria! Lo vedo! Là! La mia musica non vi piace, se... Dove diavolo? Eccolo! Addosso! Non dovresti stare qui. Che diavolo ci fai qua sotto? Come avete imparato a farlo? Erge il campione, trionfatore nel lagone, di tutte le guardie pastrame, conquista i cuori delle dame. Ah! Centro! Bel rischio quello. Cos'ha per muoversi così? Le emorroidi? Ti romperà un osso, idiota. Ride bene chi ride ultimo.
le città costiere degli stati barbareschi. È stato siglato un nuovo accordo con il Bay per garantire la vostra sicurezza. Guardie, aiuto! Stai... Ascoltate tutti! Finché non riceveremo comunicazione dal Santo Padre, le terre a sud, oggetto di contesa, non possono essere... Presto! Ci sta seminando! Là, io sì! Prendiamolo! Devo andarmene di qui! Aspettate il momento giusto! Io non c'entro! Folli, pazzi, vi prego, non uccidetemi! Io non sono nessuno! Un'altra anima tornata a Dio. Posso far pace presso di lui. Ah, sarà stata la confraternita. Cosa? Certo, non torna non subito qui! Mi dirò spregevole ladro! Quei cani bastardi! Porca cazzo! La vendetta è dolce, vero? Dai, prendetelo! Prendetelo ai fianchi e via! Avanti, colpite! Avanti, colpite! Mi state cercando di essere unita! Sono qui, prego, ora basta! Non uccidetemi! Per carità di Dio, ditemelo! Io non c'entro! Mi manca il fiato, grassone! Sono tutti pazzi! Meglio tornare a casa! Chi mai mi vorrebbe morto? Pietà. Io non c'entro! Dio mi aiuti! Sono una donna onesta! Miserabile! L'ira di Dio ti punirà nel giorno del giudizio! Padre di Dio, Padre nostro, proteggimi! Il diavolo si aggira fra noi! Aberrazione! Come osi profanare i morti? State attento! Fate attenzione con quello! Dio mio, un cadavere! Sangue! Cielo, sto svenendo! Attento! Testa. Devo andarmene! Subito! Ladro! Queste azioni ti condanneranno all'inferno! Orribile. Dove sono le guardie? Qualcuno dovrà dare una ripulita. Un'altra vittima delle lotte fra fazioni. Finirà mai tutto questo? Povero ammasso di carne. E dire che a far questo è stato un altro essere umano. Non siamo che bestie.
saranno costose, ma queste meraviglie valgono ben... Lo conto di nuovo. Ehi, state attento, signore! State attento! Non avete nemmeno tentato di evitarmi. Sapete che succede a far male al prossimo? Cosa? Ma che è? Ma è sempre così. Ma che... Ma perché la gente si comporta in questo... Non puoi stare qui! Vattene! Dio del cielo! Cosa sta facendo? Badate a voi, vili tiranni, non vi attendo anche danni. Egli lesto vi caccerà, finché ognun di voi tacerà. Per decreto del Consiglio dei Dieci, tutti i cittadini che intendono ampliare le proprie cantine devono prima chiedere il permesso. Incidenti come quello di San Polo non devono più accadere. I trasgressori saranno severamente puniti. Laggiù! Non te ne andrai così! Fate attenzione! Bravi cittadini! Il consiglio ha saggiamente approvato... Mio Dio! Un'altra povera anima che si incammina verso San Pietro. Diavolo, è troppo stretto! Laggiù! Addosso! Ricordate, la disciplina è fondamentale! Altre
ringraziamo le vostre buone azioni. Presto, lo sto portando! Via, idiota! Eccolo! Presto, prendiamolo! Il mio turno. Ci sta seminando. Presto, ragazzi. Non sfuggirai stavolta. Buon nascond... Romperà un osso, quell'idiota. Ride bene chi ride ultimo. Se vi servono ferri, armi, armature, lucchetti o coltelli, non scordatevi della fucina di Bertuccio. Da tre generazioni offre ai veneziani prodotti di stile e qualità eccelsi. Bertuccio, il San Polo. Cittadini, naufragio! Da San Pellegrino ha dato notizia che il mercante Zanin è colato a picco con tutta la sua nave e l'equipaggio al largo delle coste di Tessalonica. La Repubblica esprime cordoglio alle famiglie.
famiglie delle vittime. Ascoltate, notizie giunte da... Sei un uomo morto! Ora! Ma aspettatemi! Oggi si incontrerà... Pietro! Raccomando ai mercanti di ridurre i commerci. Siamo uniti, non ci batterà. Prendete la posizione come vi ho insegnato! Colpitelo da dietro! Cittadini! Naufragio! La San Pellegrino ha dato notizia che il mercante Zanin è volato a picco con tutta la sua nave e l'equipaggio al largo delle coste... Non può resistere! Lo sfiancheremo! La pubblica esprime cordoglio alle famiglie delle vittime. Aggiratelo! Prendetelo alle spalle! Siamo uniti, non ci batterà. Dal momento tagliatemi la via di fuoco come quella notte ad alba, capito? Che bestie! Vai, vai, facciamola finita! Armi, armature, lucchetti o coltelli, non scordatevi della fucina. Una di Bertuccio da tre generazioni. Bisogna sfiancare. Ora abbiate pazienza, ragazzi. Sono qui. Prendiamo quel bastardo. Che vi è successo, eh? Non siete che un completo imbecille. Quale strada avrà preso? Devono farsi visitare da un medico. Non scapperà.